Grazie A tutti quanti, vorrei dare la prima parola per un piccolo saluto e per una idea di inizio giornata a Padre Ottavio che potrebbe darci, come si suol dire, la scintilla per iniziare una giornata di riflessioni e anche di provocazioni. A lei, Padre Ottavio, venga, si accomodi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, è una bella giornata. Ma sapete perché è una bella giornata? Non perché c'è il sole o ci sono le nuvole, ma perché ci siamo noi. Noi siamo la bellezza di questa giornata, ciascuno di noi. E io pensavo ieri sera, durante tutta la giornata di per sé, che bella è stata per Don Milani l'ultima giornata della sua vita, la sua morte. Sì. Lui profondamente credente, lui innamorato della sua fede, innamorato di Gesù Cristo, per lui la morte che cos'è stata? Quel momento che, in cui è stato sradicato da Barbiana per diventare cittadino del mondo. Quando ieri ascoltavo la presenza di Don Milani a Malta, in Spagna, in India in Cina, in molte parti del nostro paese, dicevo davvero, aveva bisogno come ognuno di noi, anche tu sai, anch'io, aveva bisogno di nascere di nuovo. Il bambino nel vento di sua madre ci sta bene, non gli manca nulla, ma se si ferma lì quel ventre diventa, diventa la sua tomba. A questo mondo tu ci stai bene, lo credo. Ma se ti fermi qua, forse questo mondo diventa la tua tomba. Noi siamo legati dal tempo e dallo spazio. Siamo qui e non altrove, oggi e non ieri, per Don Milani, ma per ogni credente, per quelli che come lui sono innamorati di Gesù Cristo. La morte non è la fine ma è l'inizio. È liberarci dal tempo e dallo spazio per diventare cittadini dell'eternità. E pensavo concludendo ringraziando il Signore di questa persona che è uscita dal tempo e dallo spazio. Il giorno dopo della mia ordinazione sacerdotale io sono stato consacrato prete il 25 giugno 1967. Da quando ho letto, ho conosciuto Don Milani, ho detto davvero, la tua vita già nel momento della morte, come quando Gesù era sulla croce, ma soprattutto nel momento seguente, dopo quei tre giorni così di passaggio è diventata bella e feconda non solo per Ottavio, ma per tante altre persone e ieri presentavo un'iniziativa in cui Don Lorenzo si è fatto pane come il suo maestro. Il Centro Studi e Ricerche Don Milani di Bologna nel 2005 ha fatto una ricerca, abbiamo fatto insieme una ricerca e ci siamo accorti che per molte famiglie il cibo fondamentale della dieta mediterranea, almeno uno degli elementi, il pane, costava troppo. Abbiamo fatto delle ricerche con l'università, come già vi dicevo, e siamo riusciti a far sì che le coop, prima di tutto la Coppa Adriatica, e poi altre coop e altri supermercati, mettessero in vendita un pane da un chilo a un euro. E questa iniziativa dura da sei anni, da sette anni. Eh, Repubblica Online tempo fa diceva forse è l'unica iniziativa che non si è spenta nel tempo, perché in un supermercato che si dedichi uno spazio a un prodotto per un tempo così lungo non è una cosa normale. In un mondo in cui lo spazio costa, e si usa non per vedere se si vende ma per, perché si è venduto. No? E allora questa mattina ringrazio chi è andato al supermercato e ha comprato questo pane, lo teniamo qua per ricordarci che quel Don Milani che ha vinto lo spazio e il tempo è presente nel mondo in molti modi in ciascuno di noi, attraverso ciascuno di noi, che quel Don Milani si è fatto. Pensate solo in Toscana nel 2011: ne sono state vendute più di un milione di queste pagnotte. È uno spot che spero che non abbia guastato l'input iniziale, però lo teniamo con noi. E grazie per tutto ciò che oggi, Don Milani, attraverso ciascuno di noi ci regalerà. Grazie, e buona giornata a tutti! Aggiungiamo che ne hanno venduti un altro milione e centomila nell'Emilia Romagna. E pare che questa diffusione di, 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 diciamo così, di nuovo tipo di mercato per il pane si sia poi allargata ad altre regioni italiane. Quindi si tratta di risparmi di, milioni, di vari milioni di, di euro, io penso sette come minimo l'anno scorso, e non sono pochi se si pensa alle famiglie bisognose che ci sono oggi in Italia. In questi ultimi tempi mi è stata presentata una persona particolarmente interessante un artista nel cuore, non di professione, però indubbiamente abbastanza eclettica da aver avuto un'idea, un'improvvisa un illuminazione. Leggendo lettera alla professoressa, questa donna si è sentita come agitare nella, nella sua creatività qualche cosa e si è messa giù a scarabocchiare qualche disegno. Da ogni frase di lettera alla professoressa essa traeva numeri, lettere, frasi, dittonghi, in ogni caso suoni e è riuscita a fare una cosa che onestamente nessuno aveva mai pensato e nessuno aveva mai veramente realizzato dopotutto. Una lettera alla professoressa a fumetti. Ogni frase, ogni concetto un fumetto un modo per arrivare al cuore oltre che alla mente, un modo anche per arrivare immediatamente anche nella psiche del più piccolo degli esseri umani. Bene, io vi presento la mia carissima amica Monica e lascerò dire a lei, <ride> dire a lei come, come è nata l'idea, come è nata la cosa, come si è diciamo, creata nella sua mente questo desiderio di voler rendere in, in immagini quello che lei sentiva leggendo il testo della lettera della professoressa. Prego Monica. Grazie. Salve a tutti. Allora, prima cosa eh, devo dire che questo testo è nato grazie a Claudio, che è il mio insegnante di teatro, perché praticamente eh, dovevo andare a vedere il suo spettacolo. Quindi, siccome di Don Lorenzo sapevo poco e niente, devo ammettere, ho comprato il libro, me lo sono letto, mi è piaciuto molto. Ci ho trovato delle cose anche che ho sentito anche un po' sulla mia pelle, benché sia di un'altra generazione. Quindi, quando ho avuto l'idea un po' del libro che già mi aveva fatto un impatto molto forte, ho visto lo spettacolo di Claudio, che per me è stato bellissimo perché lui è riuscito a portare. Secondo me, vi consiglio a tutti di vederlo stasera. A portare Don Milani eh, lì, Don Milani era lì quella sera, io l'ho visto, cioè l'ho sentito. Quindi poi è tornata a casa con questa energia, con questa emozione. Non lo so, io veramente volavo quando sono uscita da quello spettacolo. Uh, ho maturato l'idea di... Eh, sentivo proprio l'esigenza di, di mettere mani su questo testo. Quindi in realtà il mio lavoro è stato semplicemente di estrapolare delle parti senza in nessun modo alterare il testo, quindi sintetizzarlo in maniera che sia leggibile in 20 minuti. In più accompagnato da questi disegni molto semplici dove ho scelto dei colori molto semplici proprio perché li abbinavo al sistema scolastico, il rosso e il blu. E secondo me ne ho fatto una lettura di lettera professoressa in una versione anche da ragazzi, quindi più leggibile velocemente dove può avvicinare anche un pubblico giovanissimo diciamo, a questo testo che secondo me è bellissimo come è fatto integrale, però magari può facilitare la lettura a delle persone molto più giovani e avvicinarsi quindi a Don Milani. Insomma questo è stato il mio lavoro. <ride> <ride> scusa, vuoi illustrarci per favore un poco queste immagini via via e dirci qualche cosa mentre noi le guardiamo e le scorriamo sullo schermo eh, cioè per me è difficile proprio dare una spiegazione sulle immagini perché sono cose che ho sentito e che probabilmente vengono dal mio inconscio e non riesco a razionalizzarle completamente diciamo che io ho cercato di dargli comunque una parte ironica che secondo me esiste negli scritti di questi ragazzi e forse anche una parte un po' simbolica. Ho viaggiato un po' su quello che poteva essere l'ironia e un po' la mia fantasia, diciamo, un po' come a sensazione io sentivo quelle parole e cercavo di tradurle in immagini. Io penso che non siano da spiegare i disegni, sia solo da leggere il testo e da. Grazie a Monica di cuore. E speriamo di vedere quest'opera naturalmente a incontrare il favore del pubblico, e specialmente di quello più giovane, perché c'è necessità veramente di arrivare ai giovani in maniera, diciamo così, diretta, in maniera chiara, in maniera anche immaginifica. A questo punto, io direi, visto che abbiamo qui Monica, di chiamare uno di quei ragazzi che effettivamente può dire qualche cosa su Lettera una Professoressa, perché ha partecipato alla stesura di questo testo, ha in poche parole collaborato con altri ragazzi della scuola di Barbiana e sotto la direzione, la regia di Don Lorenzo Milani, ha potuto, diciamo così, far sì che questo testo dal 1967 a oggi sia diventato un best seller della letteratura italiana. Voi sapete che, per esempio, Don Lorenzo Milani è il più tradotto fra gli italiani degli ultimi cento anni, quindi eh, non è una cosa da poco, effettivamente. Se dobbiamo risalire all'indietro, dobbiamo andare a Collodi per trovare tante traduzioni quante sono quelle di Don Lorenzo Milani. Do la parola quindi a Edoardo Martinelli, che ci illustrerà la sua emozione nel vedere queste immagini e nell'aver incontrato la signora Monica, naturalmente. Devo dire che il lavoro in sé mi ha molto emozionato no? perché l'ho subito associato alle mie attività didattiche all'interno della scuola. Queste non sono semplici slide, cioè avere creato una sintesi no? tra immagini e testo che in poco tempo ripropone la lettera a una professoressa. Devo dire che è estremamente importante soprattutto quando lavoriamo con i bambini, no? Io ho subito visto questo lavoro, eh, mi rivolgo anche agli editori che sono presenti, anche se un po' distratti, che questa potrebbe essere una bellissima idea per la divulgazione. No? Certo manca il background, no? Cioè, si capisce quello che voleva dire la lettera a una professoressa, però non, non comprendiamo dietro che cosa ci stava, no? Cioè, che cos'è lettera a una professoressa? Beh, l'espressione più bella l'avrebbe detta Pasolini, ripigliando no? l'atto d'amore, cioè le, eh, un modo di amare attraverso uno strumento, no? la scuola, e quando noi rendiamo il ragazzo o il bambino capace di pensiero proprio, no? di critica, eh, di riflessione, abbiamo creato il miracolo dell'apprendimento. No? Quindi non gli abbiamo trasferito la conoscenza attraverso il nozionismo, ma abbiamo creato il laboratorio. Beh, quando Manrico mi chiede no, di esprimere in poche parole che cosa è stato il lavoro di lettera a una professoressa, a me verrebbe normale di rinviare tutti alla corrispondenza tra Mario Lodi e Don Milani perché penso che lì nasce il processo espansivo no, della didattica di Don Milani che ha già delle radici profonde nella, nella sua pastorale. Cioè quando Don Milani a San Donato nella messa per i ragazzi scende dal pulpito, perché si rende conto che parlare dal pulpito si crea solo il presupposto di comunicare con l'elite con coloro che hanno la cultura, il farmacista, eh, il maresciallo dei carabinieri, il dottore, il medico condotto, queste sono espressioni che io ricavo dalle esperienze pastorali, no? è lui stesso che descrive questi stati d'animo. Ecco, lui scende dal pulpito, rifiuta la lezione frontale, e contestualizza il Vangelo mettendo la cartina della Palestina su una colonna, cioè si rifiuta di avere quel ruolo trasmissivo. Beh, se pensate bene, lui questo lo fa ovviamente perché come sacerdote vive un senso di umiltà di fronte alla parola, no? tutti descrivono un Don Milani quasi arrogante. Ma nessuno va ai significati profondi, cioè all'umiltà del suo comportamento. Cioè lui rifiuta di predicare la parola, ma sente la necessità di essere un intermediario tra il popolo e la parola. In questo senso io credo che sia un padre della teologia della liberazione. Cioè se il Vangelo non porta a dare non solo le competenze per aggredire il potere, questo aspetto più ideologico nel 68 se vogliamo è stato anche strumentalizzato, no? nel senso che si è voluto ideologizzare troppo il pensiero di Don Milani e non siamo andati alla radice di come... Si comportava Don Milani. Ecco, quello, quello suo è un atteggiamento molto umile, perché esalta il valore della cultura dei poveri. Non del povero becero che va al mercato e pretende con arroganza, no? Di, ma la cultura del povero, cioè la cultura contadina, cioè il sogno vero di Don Milani non era farci passare dalla montagna alla città. Il sogno vero di Don Milani era creare un contadino intelligente. Io credo che questa espressione potrebbe stare alla sintesi, no? Perché questo era il suo obiettivo. Cioè, Don Milani e Pasolini, che sono stati dei precursori per comprendere il tempo a venire, dei veri e propri profeti, avevano capito no? 50 anni prima dove ci avrebbe portato il consumismo. No? Beh, quella frase significativa ha omologato più. La società contemporanea, che il ventennio fascista. È verità. Noi oggi siamo molto più omologati che ai tempi di Mussolini o di Franco in Spagna. Cioè, il capitalismo, la cultura del consumismo ha macerato di più. Quindi, la scuola oggi si troverebbe proprio di fronte a queste problematiche. Ecco perché Don Milani diventa importante più oggi che nel contesto diciamo sessantottino eh, dove l'obiettivo primario era la scolarizzazione, no? Oggi riusciamo a capire che la scolarizzazione non basta. Cioè abbiamo una società che decade a livello culturale e abbiamo avuto la scuola più ricca di tutti i tempi. Abbiamo avuto il massimo della scolarizzazione, però le statistiche ci dimostrano che gli adolescenti europei alla domanda dove nascono i polli, il 30% dice al supermercato. Quindi non c'è più legame tra ciò che sappiamo e la realtà. Viviamo una virtualità che io credo che la realtà virtuale sia importante, ma è l'allontanamento, diciamo, dalla realtà no? che ci porta poi a usare il virtuale in modo astratto. Io credo che Don Milani questi strumenti li avrebbe utilizzati, ma non si sarebbe mai allontanato dal contesto di realtà. La scuola non sarebbe cominciata il pomeriggio con l'arrivo della posta, il famoso giornale, ma già la mattina con la sua lim si sarebbe collegata ai telegiornali. No? Forse gli sarebbe piaciuto il caffè di Meneo, ma lo avrebbe trasformato in lezioni molto ad alto livello, magari comparandosi, conoscendo le lingue anche con i contesti globali. No, New York si sarebbe avvicinata, si sarebbe avvicinata a Pechino, cioè la didattica avrebbe assunto un ruolo dirompente, cosa che nelle scuole abbiamo tutto, molti più accessori di quando lavoravamo alla scuola di Barbiana, però si utilizzano a sé. No? Così come c'è l'ora delle emozioni, come se l'emotività non sia trasversale nell'arco della durata delle lezioni, così abbiamo l'ora della multimedialità, cioè non si capisce che l'apprendimento che è analogico, no? la neurobiologia oggi ha dimostrato che noi non operiamo nell'eccessivo ordine. L'apprendimento fin da bambini avviene in maniera Caotica per associazioni. Se non costruiamo schemi logici la nostra memoria si disperde. Quindi il metodo è importante, non solo il metodo, cioè quando eh, i collaboratori a San Donato gli chiedevano di esprimere il metodo della sua scuola, no? Perché mentre loro con i giochini, col cine, col pallone avevano ormai le canoniche deserte, a San Donato c'era cento giovani che la sera andavano a scuola e questo era un miracolo visivo, no? E lui rispose: no? Non chiedetemi la tecnica e il metodo, ma domandatemi come deve essere l'educatore per fare scuola. Però questo è il presupposto iniziale. Chi opera veramente sul pezzo, no? chi è col suo gruppo classe tutti i giorni, sa che l'esperienza modifica la cassetta degli attrezzi. No? E Don Milani era un uomo dinamico, quindi ha san Donato ha creato i presupposti della didattica attiva. E se voi andate a vedere le scritture del famoso Catechismo, no? C'è la compartecipazione dei bambini e questo è già rivoluzionario perché va al di là del, come si dice, il giornalino del frené, no? Siamo già più avanti perché è già un lavorare in equip su testi comuni, su, no? Però è un collage. Il catechismo è ancora un collage. Eh, quindi... Quando poi arriva Barbiana, voi sentite che i primi sei no? l'hanno confermata anche ieri, dicono che il priore scriveva di notte, no? Michele Gesualdi dà queste testimonianze. Di notte scriveva e di giorno ci diceva di dire no? che il libro l'avevamo scritto noi. Ora qui si esprimerebbe un educatore un po' strano, non è credibile, no? Diciamo che questo percorso fa sorridere. Ma allora che cos'era realmente la scrittura collettiva? Beh, io intanto partirei da questo concetto appreso a Barbiana e per me determinante. Cioè Barbiana è quel luogo dove il momento della fruizione dello strumento didattico coincide con il tempo e il luogo dove lo si produce. Cioè non esiste separazione tra la scuola e la vita, non esiste separazione tra la scuola e il lavoro. È inutile dire che l'Italia è fondata sul lavoro. A Barbiana si imparava a lavorare, non c'era la dicotomia. Tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Non si era umanisti come ci hanno insegnato e predicato gli ultimi sindacati, non quelli di Di Vittorio, che umanesimo vuol dire valorizzare le lettere, la. Per Don Milani, l'apprendimento partiva da un motivo occasionale. Voi prendete i titoli di una scrittura estremamente importante, l'autodifesa e i titoli sono esplicativi. C'è il motivo occasionale e il motivo profondo. Il processo educativo si svolge tra questi due momenti. Il motivo occasionale in quell'occasione fu l'articolo di giornale dei capellani militari, no? E il motivo profondo fu reinterpretare la storia dal punto di vista nemmeno del contadino, ma del contadino di montagna. Perché Don Milani localizzava, ma non nel modo becero della Lega d'Oggi, che addirittura hanno scritto un libro sui concetti di localizzazione di Don Milani, Don Milani non localizzava perché era razzista. Don Milani localizzava perché credeva nelle economie vere. Economia vera vuol dire che te vivi su ciò che realmente produci. No? Ieri avevamo un intervistatore, poi abbiamo avuto no, queste riflessioni immediate anche sul carattere di Don Milani. Arrivava a localizzare anche nelle beghe parrocchiali, no? Quando i contadini di nascosto gli tagliavano la legna, lui non li aggrediva, ma tranquillamente diceva siete tanto bischeri, fregate la legna al priore e sapete che è legna vostra. C'è tutti i poderi abbandonati e nessuno va a prendere la legna, no? Ah, nei contesti dove... Quindi il suo concetto di localizzare era un concetto rivoluzionario, è il concetto che abbiamo oggi quando diciamo pensare globale, agire locale. No? Pensare globale perché il mondo comunque è il villaggio che ci hanno insegnato, no? è ormai un unico villaggio, le distanze non sono più quelle di una volta. Però nel contempo, diciamolo, è importante ri -ri rivalorizzare le culture, rivalorizzare le diversità. È quel concetto d'uguaglianza che per tanto tempo è stato male identificato. No? Ma l'equipe della lettera a una professoressa non era un'equipe d'uguali. Non esiste l'uguaglianza nel gruppo classe, direbbe Don Milani. L'uguaglianza è dare le pari opportunità. Cioè io come scuola mi rivolgo all'ultimo, magari utilizzando il supporto del primo. No? Il famoso, che poi in inglese hanno definito il self-help. L'aiuto-aiuto -aiuto a Barbiana già esisteva. No? Aldo faceva scuola uno dei primi sei, ha detto subito Nevio, sì, lui era il mio insegnante di matematica barbiana. Cioè questo per dire che nelle strategie di Don Lorenzo Milani la stessa pluriclasse da, come si dice, debolezza, precarietà, ingiustizia sociale, diventa una risorsa. La pluriclasse non è più pluriclasse. Ma diventa un modo di stare insieme tra diversi, all'interno di questa diversità c'è delle sinergie, c'è delle strategie pedagogico-didattiche che fanno raggiungere gli obiettivi attraverso un metodo che è il metodo attivo, è il metodo laboratoriale. Ora, la tecnica della scrittura collettiva nella lettera a una professoressa è descritta anche nei minimi particolari, no? eh, la tecnica del fogliolino, no? cioè eh, si partiva con, eh, col mettere sul tavolo no? quelle che erano le nostre idee. Ma questa tecnica don Milani, non so quanti di voi avete letto quella bellissima lezione d'anatomia fisiologia. La tecnica del fogliolino per don Milani era uno strumento d'uso per tutte le attività. Per esempio, come esprimere il pensiero dell'allievo senza interrompere il ritmo della classe. Ecco che allora il fogliolino diventava uno strumento per dire subito al maestro io ho quest'idea e fare in modo che il gruppo la recepisse senza produrre quei rumori che poi distraggono e interrompono l'attenzione sul contesto. Il fogliolino a Barbiana è servito anche per costruire le scritture collettive. Ma, come voi avrete letto in quella lezione d'anatomia, servì anche per partorire un uomo. Io credo che questo aneddoto che vi riracconto può essere un modo per capire la didattica attiva di Barbiana. No? Quando io arrivai a Barbiana... Oh, dimmi il tempo, eh? Due minuti. Quando io arrivai a Barbiana... Non mi trovai davanti a libri, no? come normalmente eh, banchi, cattedre, lavagne. C'era i ragazzi intorno al tavolo. Era crollato il pavimento della compagnia e erano fuori uscite delle ossa. Il priore, vedendo i ragazzi attenti no? e che facevano domande... Quindi la didattica di Don Milani si dipanava attraverso le domande. Cosa saranno? Chi saranno? Di che epoca saranno? E il priore disse: Va bene, prendiamo queste ossa. Furono pulite, furono messe sul tavolo e analizzate. No? Ora un uomo di grande cultura come era Don Milani poteva rispondere subito riconoscendo che un'anca per la composizione che aveva poteva essere femmina o maschio, no? Perché la predisposizione a partorire ha una struttura ossea di tipo diverso, ma il priore cosa disse: "Andate sulla Treccani", no? Cioè invitò gli allievi a andare sugli strumenti cioè un buon educatore non ti dà la nozione, ma ti insegna dove sta di casa la cultura. Cioè te devi andare a scoprire. E allora due ragazzi vanno a prendere no, scheletro sulla... E c'è una lettura collettiva, non c'è solo la scrittura collettiva, attraverso la quale no, si apprende il corpo umano dalla realtà, non perché oggi facciamo il corpo umano. E ovviamente venne fuori attraverso la ricerca che erano due donne, una adulta, una bambina e di conseguenza tutte le nostre curiosità si risolvettero non attraverso una lezione frontale, ma la ricerca azione come dovrebbe essere. Al punto che per capire anche attraverso la capienza cranica l'epoca, il priore mandò due ragazzi a prendere il calibro, uno strumento che nelle scuole da allora nemmeno si conosceva. No? Questo per capire il processo. Ora, io ero arrivato, la mia insegnante, la Melchiorre, mi aveva detto: sì, te vai pure a un'altra scuola a recuperare. Però quando torni io ti interrogherò sulle battaglie di Custozza. Quindi io avevo questo assillo delle battaglie di Custozza e a Barbiana non si faceva solo che anatomia e fisiologia. Io a volte mi provavo a interrompere Don Milani no, e dirgli: Ma scusi, priore, ma come dire la storia, la geografia? E lui: Ma te cosa te ne frega? Qui non boccia nessuno. Cioè, Praticamente si capiva che, o tu ti muovi da solo a Barbiana, cioè te o sei un allievo attivo, non puoi chiedere al maestro cosa devi fare completamente. E le lezioni andavano avanti così, si dipanavano da sé, finché un giorno arrivò a Barbiana un intellettuale che rimase affascinato da. No? E Soprattutto rimase affascinato perché quella mattina no? Don Milani arrivò con uh, i, quello che oggi sarebbero i penarelli, cioè le matite colorate, arrivò con dei fogli più grandi del normale, proprio delle, no? e con estrema tranquillità mise tutto questo materiale sul tavolo e disse e ora che sapete tutto... No? Sull'anatomia, la fisiologia. Oggi, ragazzi, partoriremo un uomo partoriremo un uomo e ci invitò con la tecnica del fogliolino per capire no? il fogliolino a scrivere ognuno di noi l'attributo che si voleva dare. biondo, moro, maschio, femmina, no? E si era diventati degli esperti perché per definire il maschio o femmina. Si doveva dire X o Y, proprio la definizione scientifica del cromosomo, e razzolò poi tutti questi fogli dentro uno scatolone. Disse ora, bambini, non guardate che il babbo la mamma, op, tirava su un fogliolino alla volta e su un grande foglio disegnò no, questo ometto che poi venne fuori maschio. Ora capite bene che gli intellettuali, magari educatori, che appresero questa lezione diretta di Don Di Milani, rimasero estasiati e dissero subito, ma Priore, ma lei quanta, quanto tempo dedica all'educazione sessuale, che nelle scuole allora non si faceva nemmeno, era tabù, no? E lui li guardò in modo ironico. Noi già si diceva: ora vedi che macello succede perché a Barbiana non si poteva interrompere la lezione, no? C'erano cioè, tanti visitatori però. O facevano scuola o ascoltavano. E allora il priore, con un bel sorriso, disse: Ma noi prima si è pesato un uomo e era 80 kg, poi gli abbiamo pesato l'uccello e abbiamo fatto le dovute proporzioni. Oggi abbiamo un personaggio particolarmente interessante con noi, si tratta di uno dei nostri soci fondatori, quindi ragazzi bisogna stare attenti, è una persona veramente di peso, è come noi ancora un fanciullone. È comunque un grande professionista, un grande professionista veramente e nella sua professione ha saputo applicare le regole di Don Lorenzo, le lezioni imparate da Don Lorenzo. Eh, si tratta di un giovane uomo, di un giovane professionista che spesso è molto occupato anche perché è un docente oltre che un medico e io ve lo presento, si chiama Franco Bucca. Sicuramente l'esempio di Don Lorenzo mi ha aiutato moltissimo nel mio lavoro. Nel senso che dopo essermi laureato in medicina c'è stato subito chiamiamola una conversione, nel senso che ho cominciato veramente a occuparmi di chi soffre e quindi interessandomi alle persone come tali con una visione globale della persona, quindi sia dal punto di vista fisico eh, che poi anche completando i miei studi, anche dal punto di vista eh, non solo spirituale, ovviamente, ma anche eh, psicologico, cioè occupandomi veramente dei suoi problemi della sua vita. Cioè un, quella che oggi viene chiamata una visione olistica, cioè la persona soffre soffre ora, qui. Perché soffre? Quali sono state le cause, gli eventi traumatici che nella sua vita lo hanno portato poi negli anni o nel breve periodo a, a iniziare un percorso più gravoso, più difficile, in cui la sofferenza psichica, spirituale ha avuto poi un peso determinante anche su quella che è stata la sua realtà poi di lavoratore, di uomo, di padre, di marito e quindi io ho diverse specializzazioni, ho una formazione in neurologia, poi mi sono specializzato in medicina d'urgenza, ho lavorato 20 anni e più in pronto soccorso dirigendo un gruppo di, di medici e nel frattempo poi mi sono specializzato a Siena anche in psichiatria. E quindi ho completato, come vi dicevo, quell'attenzione quell che dal fisico alla mente e direi anche allo spirito, perché anch'io, come voi, penso molti di voi, sono discepolo di Gesù, il suo innamorato, come diceva Padre. Eh, veramente, ho seguito veramente non solo l'esempio di Milani, ma anche di, di Gesù di Nazareth, a occuparmi della persona in un modo più, più attento. Eh? E questo ho visto effettivamente dei grandi risultati, no, non ovviamente come medico eh, perché non mi sono certo arricchito, ma mi sono arricchito sul piano eh, spirituale, sul piano della fraternità, della comunicazione. Ho visto l'importanza di sedersi accanto a un paziente, di accoglierlo con un sorriso anche al suo primo ingresso in ospedale, proprio sulla porta del pronto soccorso. Ho visto l'importanza di dedicargli un po' di tempo anche durante le varie fasi del percorso diagnostico, prima del ricovero, prima della dimissione. Ho visto anche l'importanza di accogliere non solo la sua sofferenza, ma a volte quella più grande, immensa, dei suoi familiari, delle persone più care. E, e quindi la gestione poi della sofferenza non è stata solamente dell'individuo, ma è diventata qualcosa di collettivo, di familiare. Un esempio che comunque è servito molto a chi lavorava con me, perché ho avuto il privilegio di avere persone accanto a me che hanno condiviso pienamente questo, questo modo di lavorare, cioè di trattare le persone, ovviamente come si diceva una volta, non come numeri, no? ma come esseri umani, che sotto un attacco di panico, sotto una crisi depressiva, sotto un infarto o un problema neurologico, in realtà hanno una vita piena di, di ricordi, di significati, di testimonianze, e hanno, dei, hanno una famiglia, hanno una storia e quindi eh, occuparsi pienamente di chi soffre vuol dire eh, aiutare anche la persona a superare un momento difficile, che sia questo un momento acuto come può essere il dramma di un pronto soccorso o un momento difficile a livello esistenziale come eh, una profonda depressione, un evento perdita legato alla morte di un familiare, di una separazione, a una perdita economica, a una perdita lavorativa. Cioè tutte quelle cose che poi quando si sommano veramente possono portare una persona a grandi livelli di sofferenza e di difficoltà. In una vita certo come diceva anche Lorenzo, cioè l'inferno e il paradiso non esistono ovviamente, questo è già un inferno nel senso che la vita materiale, la vita terrena è sicuramente dura, è impegnativa non guardiamo che ci sono persone che ci sembra che abbiano una vita facile serena, che tutto gli va bene ma insomma nella mia esperienza con i miei anni e un po' di capelli bianchi vi posso assicurare che la vita non è facile per nessuno cioè anche se apparentemente c'è chi come, come noi, no? come voi riesce a volte a sorridere e a farsi forza di fronte a, a, alle varie difficoltà. Io mi sono sempre occupato di persone disabili, tra l'altro, oltre a gestire ovviamente la normalità e la patologia, mi sono sempre occupato di persone disabili, di handicap e questo anche grazie a Edoardo che ha parlato prima. Oggi mi occupo, sono responsabile e coordinatore dell'area sud-est per l'autismo. È un campo molto affascinante, mi occupo della fascia di età che dai 16 in poi si prepara a diventare adulto e capite che i soggetti autistici, pur essendo nel più delle volte delle case, delle persone perfettamente normali da un punto di vista neurologico, stretto, eh, perché non hanno deficit eh, neurologici se si fa una risonanza, se si fa ma hanno ovviamente durante il loro vissuto hanno avuto dei problemi comportamentali, hanno avuto dei problemi di comunicazione, hanno avuto dei problemi eh, di interazione sociale. E quindi noi, eh, in particolare io, con tutto il mio equip di infermieri, di assistenti sociali, di, di educatori, ci occupiamo di questi giovani che dai 16 in poi dovranno entrare poi nel, nel, nella vita, nel mondo del lavoro, nella società. E non è sempre facile ovviamente l'obiettivo è quello di fare in modo che tu, tu tu non ti renda conto che hai di fronte un soggetto autistico perché in fondo sono persone veramente intelligenti e basta imparare a comunicare con loro, a insegnare a loro il modo di comunicare anche con noi e piano piano cercare di portarli fuori dal loro mondo e dalla loro realtà, che è bellissima, che è una realtà, direi, da emisfero destro eh, per gli addetti ai lavori. Loro vivono molto come gli artisti, come i poeti, quando hanno le loro intuizioni, come gli scrittori, quando abbandonano la penna alle muse. Loro vivono molto nell'emisfero destro, quindi hanno un po' questo atteggiamento... Un po', un po' al di fuori della realtà ma solo apparentemente perché in realtà ascoltano, memorizzano e registrano tutto quanto avviene intorno a loro, poi nei momenti che loro ritengono più opportuno ce lo dicono eh? ci fanno partecipi a volte parlano in terza persona a volte ce lo raccontano bellissimo, tipo lettera a una professoressa, cioè scrivendo raccontando tramite dei disegni la sequenza delle loro giornate, della loro vita, oppure attraverso dei bellissimi quadri che esprimono la loro gioia, la loro sofferenza, il loro dolore. Si chiamano quasi disegni parlanti perché, effettivamente, guardandoli attentamente parlano. Eh. Eh. Mi piacerebbe coinvolgere Edoardo un domani, insomma, e tutti gli operatori, vedere se si può introdurre anche. Eh, fare qualcosa anche da un punto di vista col metodo un po' di Don Lorenzo eh? cioè di, di un coinvolgimento sociale eh, ora vado un pochino così sto, penso alcuni in particolare sto preparando diversi ragazzi agli esami di maturità voi vi stupirete ma eh, vi dicevo prima che sono persone intelligenti, normali, ovviamente diversi. E hanno delle attitudini che molti di noi hanno, pur avendone anche altre, ad esempio sono tutti dei bravi pittori, tutti, insomma, sono ottimi matematici, sono ottimi musicisti, sono dei buoni sportivi, ovviamente prediligono quegli sport più solitari, come il nuoto, come il tiro con l'arco, eh, come la corsa difficilmente li vedrete far parte di squadre in cui c'è un gioco di squadra, però questo può, fa parte anche del processo di abilitazione, perché nel loro caso non si parla di riabilitazione, ma si parla di abilitazione. Sei stato gentilissimo. Ieri mi rammentavamo Renato Saggiorato che ha applicato il metodo della scrittura collettiva curando i malati di diabete. E effettivamente, come vedete, la scrittura collettiva ha molte applicazioni. C'è, per esempio, Brugellis, l'architetto qui a Firenze, che ha fatto anche lui pratica di scrittura collettiva nel progettare scuole, edifici, ponti, eccetera, addirittura interi villaggi. Quindi, la scrittura collettiva, la lezione di Lorenzo, quello che effettivamente sembra un'arte umile, non lo è per niente. Quando viene applicata con una certa dignità professionale e con l'amore, naturalmente, necessario dietro la professione stessa. Volevo parlare un attimo di quelle che sono state le realizzazioni editoriali dei vari centri domilani. Milani. I vari centri domilani Milani hanno sempre avuto a cuore la diffusione del messaggio di Lorenzo e in qualche maniera si sono dati da fare, non solo in Italia ma anche all'estero, affinché questa parola venisse in qualche maniera trasmessa in maniera capillare presso le popolazioni che più ne avevano bisogno. E così abbiamo naturalmente dei missionari in Cina che corrono un rischio ogni giorno per poter eventualmente diffondere la lettera della professoressa in cinese. Eh? Ci sono quelli che naturalmente hanno prodotto una traduzione in inglese dei testi di Don Milani. Eh, abbiamo parlato ieri dei nostri amici di Malta che ne hanno fatto addirittura un testo da, da Ateneo, da università, se vogliamo. Abbiamo poi naturalmente, lo faremo parlare, il professor Boscolo dal Brasile che sta realizzando una meravigliosa traduzione in portoghese di questo testo. E abbiamo fra di noi oggi, ed è una cosa eccezionale. Mi fa veramente piacere dirgli benvenuta fra noi, Muna Al-Rifai, che in poco tempo, con grande passione e con grande sacrificio, è riuscita a tradurre lettere alla professoressa in arabo. Pensate, è veramente una cosa difficile. Voi non avete idea di quanto sia difficile, eppure, ella è riuscita con tutta la sua modesta e con tutto il suo amore e la sua professionalità a farne una chicca, un, un gioiello. Io ringrazio la professoressa Muna Lerifai, che è una madre di famiglia e una donna eccezionale. Una donna eccezionale. Mi, piace, mi piace naturalmente che voi la conosciate perché si merita veramente il nostro più sincero e più profondo grazie. A te, Muna. Allora, grazie. Allora, io avrei tanto. Libro. L ho capito una cosa perché io mi ricordo sempre appoggiare il mio figlio che non so usare il computer, allora ho anche appoggiare a chi Io so scrivere, sapevo sempre usare la penna. E... Leggevo tanti libri in Siria, tradotti in inglese in francese, ma nella biblioteca non trovavo libri italiani. E è stato un onore, un onore tradurre questo libro. E che gioia che sarà quando i miei amici, le mie amiche in Siria, nel mio, mio paese leggeranno questo libro e conosceranno qualcosa, una cultura ricca, veramente ricca: è la più ricca, la cultura del, del, della persona più semplice, dell'umano, del. Eh, del, di un paese, dell'inizio e del, della volontà di continuare, non fermarsi mai, non arrendersi. Eh, mi ha arricchito tantissimo, mi ha fatto capire che eh, delle volte tutti abbiamo dei problemi, ma bisogna parla parlare, bisogna scrivere. Se Don Milani non aveva questo coraggio di, di scrivere, di unire... Di, di parlare di, di, con noi, la, ha usato noi perché lui se, se iniziava a scrivere dicendo solo di lui io, io, non arrivava questo libro fin, dopo tutti questi anni in tanti paesi del mondo ma lui la sua iniziativa era noi i bambini, i ragazzi, sempre ragazzi parlava di ragazzi e questo... Eh, anche noi dobbiamo imparare di pensare sempre che noi, quando io dico io, io ho fatto, io ho scritto, no, siamo una società. E mi ha ho imparato anche che siamo molto vicini: i confini, come, come ha visto anche Don Milani, non ci sono confini. E. E questa è una cosa importantissima con tutti questi problemi che ci sono nel mondo, i confini, i confini. Io che sono vissuta in Siria, che per andare in Libano, ai confini, per attraversa attraversare i confini, com'è difficile, per andare in Giordania, per, eh, per chi voleva venire in Europa, com'è difficile, eh, levare questi confini e essere liberi aprire le porte per gli italiani in Siria, venire qui, essere normale, imparare dalla, dalla chiesa, la chiesa, la, l, eh, scambiare, le, tutti, tutti, Gesù, quando io ho, ho tradotto la parola Gesù in arabo, l'ho tradotta e l'ho detto a lei, salatu e salam, le, le pieghe su di lui, le, di Dio. È come se è il mio profeta e sono sicura che avrà successo perché e grazie, grazie per gli eh, amici, i miei amici che mi hanno fatto conoscere eh, Enrico, Enrico e grazie a voi per l'ascolto. Questi sono i personaggi che ancora oggi portano avanti la parola di Don Lorenzo. Vedete, quando la signora parla di noi, parla di insieme di persone, di comunità, ecco, esprime perfettamente il nostro concetto. Non esistono primus inter pares, esistono solo pares. Noi siamo tutti fratelli. E questo è l'importante: non bisogna mai dimenticarselo. Non esistono i primi due, i primi sei, i primi sette, i primi dieci, i primi quindici: esistono soltanto persone che veramente hanno a cuore il destino di tutta l'umanità. E noi dobbiamo fare veramente leva su questo. Noi auguriamo di cuore ogni bene alla Siria, al tuo paese, carissima Muna. Speriamo che le cose si risolvano. Me lo auguro veramente per voi. E nello stesso tempo mi auguro ancora di avere possibilità di conoscere persone belle come voi, signora. ha fatto venire in mente una cosa molto bella, che quando c'è stato l'omicidio dei due senegalesi a Firenze, quel giorno Don Massimo Biancalani, il nostro prete ha detto "Io non voglio parlare, non voglio fare l'omelia, voglio che parlino un fratello senegalese". E noi abbiamo chiamato il capo della comunità senegalese di Pistoia e mi ha colpito e ho detto guarda io ti chiedo di parlare il, il, il nostro parroco dice che l'Omelia oggi vuole non parlerà, vuole che tu parli te. Lui però non so se tu sei disponibile a parlare in una chiesa cattolica. Lui ha detto no, no, io verrò a parlare perché noi in Senegal a tanti bambini mettiamo il nome di Gesù e ha parlato e ha detto il nostro Dio è comune e quindi noi abbiamo e quel giorno al posto naturalmente forse non tutti hanno accettato questa cosa, comunque nella comunità sì e ha parlato il fratello senegalese ha fatto l'omelia e è stato alla fine applaudito da tutta l'assemblea bello, bello ottimo esempio Michel Martí dalla Spagna il traduttore in catalano di Lettera a una professoressa No, no, soltanto voglio dire eh, a proposito dell'arabo, solo dire che Don Milani eh, aveva, dava molta importanza ai paesi arabi e alla lingua araba e ha incoraggiato Francuccio. Francuccio è stato in, Argel, in Argelia. In Algeria, Algeria. Sì. Algeria? In Algeria. Ma prima di andare in Algeria, eh, me l'ho mandato da me a Roma perché era durante il concilio. Francuccio aveva 14 anni, penso, no? E allora eh, Francuccio mi ha detto, da Don di, Milani mi dice che devo parlare con l'arcevescovo di, di Argel, che era Monsignor Duval, che era francese, ma arcevescovo di, di Alger, Alger no? Al, al, Argel? Argel? Argel, sì. Algeria. Argel, Argel, sì, della ah, città d'Argel, sì, capitale, Argel, la capitale. Argel, Argel. E allora siamo andati a trovare Monsignor Duval e Francuccio ha cominciato a parlare in arabo. E allora Messer Di Val dice scusa, ma io non so tanto arabo come te. Dice, Se vuoi possiamo parlare in francese. So, soltanto... Ieri è venuto fra di noi uno di quei sei primi ragazzi di Barbiana che recentemente ha scritto un libro di memorie su Don Lorenzo. Vi leggo solo il brevissimo diciamo, testo che c'è sulla back cover. Barbiana nel Mugello non è pure un borgo o una frazione, ma la presenza di Don Lorenzo Milani dal 54 fino al 67, la sua morte. Ne ha fatto un simbolo universale di educazione alla vita e nella vita e di uguaglianza sociale. Barbiana è un modello esportabile? Punto interrogativo. Certamente sostiene il nostro Bozzolini. Quante altre barbiane sono esistite e tuttora esistono nel mondo, che soltanto non hanno avuto l'occasione di farsi conoscere? Al largo raggio, perché il miracolo di inclusione avvenuto a Barbiana è stato possibile non solo grazie al carisma del priore, ma anche per la volontà di un gruppo di genitori che si allearono costruendo intorno a una persona un muro di calore umano e ne ricevettero un cambio, un futuro migliore. Bene, ci tenevo a fare questo esempio perché Bozzolini è uno di quegli allievi che ha sentito l'urgenza, la necessità, prima di ritrovarci tutti da qualche altra parte, di mettere nero su bianco ciò che è la sua memoria. E la memoria, sappiatelo, così come viene scritto anche nell'introduzione, la memoria genera speranza. Noi abbiamo il dovere di trasmettere le nostre memorie a coloro che verranno dopo di noi, che vedranno in chiaro quello che noi vediamo confusamente e hanno bisogno anche per vedere chiaro che noi li teniamo per mano per dargli la possibilità di andare avanti. Allora, ricordatevi, chi ha memorie le tiri fuori, le, le metta in consorzio con noi le depositi magari presso la, la, la fondazione Giovanni XXIII, si associ, faccia quello che può naturalmente per dare a tutti la possibilità di accedere alla conoscenza di Lorenzo naturalmente e di tutte le tematiche che possano aiutare l'umanità a vivere meglio. Ora io darei volentieri la parola rapidamente a un amico veramente, si chiama Borghini, è un giornalista, Fabrizio Borghini, ha, ha, ha scritto un testo fantastico. Lui ha parlato di Don Lorenzo nei suoi primi vent'anni di vita, quegli anni che Don Lorenzo voleva nascondere, di cui si vergognava un po', perché venendo dall'alta borghesia lui l'aveva ripudiata in poche parole, si era astratto da quel mondo là, non ne voleva più sapere niente. E, diciamo in qualche maniera lui non ne, non ne parlava volentieri. Non ne parlava volentieri Bene, Borghini ha fatto un, un lavoro di ricerca in mani direi, e minuzioso. E ne è venuto fuori un testo che è agile, eh, godibilissimo e nello stesso tempo prezioso perché è una testimonianza che mancava nell'editoria, nel campo proprio della gioventù di Don Lorenzo. Gli voglio dare la parola perché lui è un entusiasta di Don Lorenzo e lo dimostra anche questo suo bel lavoro. Eh? Un applauso grazie, grazie anche per l'applauso. Allora io cercherò di essere velocissimo perché, ha detto Marrico che non ho tanto tempo a disposizione, e vi vorrei raccontare più cose possibili di quelle che troverete o che avete trovato perché vedo fra voi molte persone che sono venute alle presentazioni del libro, ne abbiamo fatte oltre 150, è stato un libro richiestissimo, ristampato, ha venduto quasi con le sue gambe, basta 4.500, no quasi, qui ci sono le ultime 20 copie, il libro è stato esaurito tre volte e ristampato. Questo libro è nato casualmente, io faccio giornalista soprattutto televisivo e nel 2003 fui chiamato dal Comune di Monte Espertoli a realizzare un servizio in occasione della commemorazione dell'ottantesimo anniversario della nascita di Don Lorenzo. E alla villa di Gigliola c'erano Don Renzo Rossi, Don Cuba, ma c'erano soprattutto tanti Montespertolesi. E il sindaco mi indicò le persone da intervistare: erano tutti figli di contadini dei poderi di Barbiana, che erano i poderi della tenuta della famiglia Milani-Comparetti. Fra questi intervistati c'era anche Franco Bini, detto Palle, lo vedete là in una fotografia a Trapalle insieme a Don Lorenzo, perché questo bambino figlio di contadini di, di Gigliola era cagionevole di polmoni e fu portato in villeggiatura a Trapalle da Don Lorenzo. E, e venne fuori in questa intervista la storia di una scuola, di un doposcuola a Montespertoli, io, come molti della mia generazione, negli anni dell'università ovviamente avevo avidamente letto tutti i libri di Don Milani e come quasi la stragrande maggioranza dei miei coetanei ero rimasto affascinato da questa figura, dalla scuola, dall'esempio spirituale, morale, didattico di, Lorenzo, di Don Lorenzo Milani. Scusate, lo chiamo Lorenzo perché il mio libro si intitola Lorenzo Milani. Io parlo di una persona molto diversa da Don Milani. Questo non lo dico io che non l'ho conosciuto personalmente, l'ha detto Michele Gesualdi che eh, avrebbe dovuto fare, come Nevio sa, la prefazione di questo libro. Lui se lo portò a casa, lo lesse e quando mi fece andare nella sede alla Madonnina del Grappa me lo ridette e mi disse: Non posso fare la prefazione perché io questa persona non l'ho mai conosciuta. Questo non è Don Lorenzo Milani, è un'altra persona per cui il priore non, ha, non approverebbe che io scrivessi di una. Cosa di cui non so niente. E io lì scoprì, cominciò a scoprire che ai suoi allievi, eh, molti di voi sono qui, eh, il priore non aveva mai raccontato niente, o solo frammenti della sua precedente vita, che era totalmente diversa. Infatti, il libro si intitola Gli anni del privilegio. Eh, era, ovviamente era stata vissuta questi primi vent'anni in maniera totalmente diversa, diametralmente diversa dalla seconda parte della sua vita. Allora questa cosa mi aveva incuriosito, e poi avevo intervistato diversi coetanei di Lorenzo, ragazzi degli anni 20, 22, 21, 24, però ovviamente ragazzi che vivevano al di là. Del muro di cinta della villa di Gigliola, nei poderi della famiglia Milani, ma questo muro era un po' come i muri di confine di cui ha parlato la signora prima: era un muro invalicabile. Di qua c'era la ricchezza, la cultura, di là c'era la miseria e l'analfabetismo. Quindi, intervistando poi questi figli di contadini di Gigliola, mi ero accorto che io seguitavo a chiedergli di Don Milani e loro mi rispondevano il signorino Milani, il signorino Milani, il signorino Milani. Nessuno parlava a Montespertoli, anche ora se andate, nessuno parla di Don Milani. Se parlate di Lorenzo Milani, tutti dicono il signorino Milani. Anche di Adriano, la signora è stata allieva, forse anche lui si vergognava un po' di questo passato di privilegio. Non parlava mai perché... Ci sono dei racconti della figlia quando i contadini di Cigliola andavano a portargli i capponi per Natale o i polli, lui si vergognava perché la figlia sentiva che lo chiamavano il padrone e gli diceva Ma come? Se un uomo di sinistra ha fatto la resistenza, è stato giustizia e ti fa chiamare ancora. Dice ma per loro rimarrò finché non muoio il padrone e Lorenzo era il signorino finché non è morto. Se andate eh, vi consiglio per chi non è stato a Montespetto andare a vedere Cigliola, perché lì nasce tutto, soprattutto lì. Nasce tutto. Allora io mi accorsi poi, facendo mh, il sindaco, mi chiese di approfondire questa cosa della scuola. Io tornai a casa, lessi il libro della Fallaci, di sì, forse l'ho letto male, però di questa scuola, di, di questo dopo scuola, perché era il primo tentativo embrionale, però dal quale si capisce poi perché sono nate Calenzano e Barbiana. Non c'era traccia, mi sono letto un po' di... nessuno parlava, allora ho richiamato questo Franco Bini, detto Palle, il primo allievo della prima scuola e ha detto ma mi spieghi, dice guarda se vieni nella sala consigliare fra una settimana ti faccio trovare i primi otto allievi della scuola. Uno era morto, gli altri sono venuti tutti, poi c'era Don Piero Paciscopi che grazie a Lorenzo, poi nel libro ci ha spiegato bene, lui questa sua lotta sociale iniziò a farla così, andava dalle ricche famiglie di Montesperto del territorio e gli diceva voi avete questa villa, questo tenore di vita, perché i figli, i nonni, i bisnonni di questi ragazzi si sono ammazzati qui, rotti la schiena, per farvi andare all'università, dove l'uomo, dice lui in una lettera riportata qui, è molto vicino a chi l'ha creato. E quindi avete un debito nei confronti di questa classe sociale, di questi. li mandava in seminario e gli faceva pagare la retta ogni famiglia, la tenuta d'Aliano, ogni tenuta, il proprietario di ogni tenuta pagava la retta, eh, compresa Milani, a uno di questi otto ragazzi. Poi solo Don Piero, il figlio del mugnaio, è, diventato, è la Madonnina del Grappa e gli altri, non credo nessuno abbia seguito. però lui diceva a me se poi diventate preti o non preti non mi interessa voi dovete avere la cultura come l'ho avuta io perché sono figlio di una famiglia che ha avuto il privilegio quindi voi andate in seminario, chi ha la vocazione farà il prete, chi non ce l'ha non me ne importa nulla, si sarà fatta a spese dei ricchi che hanno campato alle vostre spalle si sarà fatta una cultura che gli servirà come poi va detta a voi a Barbiana, detta agli altri a Calenzano come a Nevio che mi ha raccontato che quando è arrivata a Barbiana se parlava a una persona abbazzava il capo e diventava rosso, Don Lorenzo mi ha dato la forza di parlare guardando in faccia la gente e di avere la forza delle mie idee, delle mie convinzioni. Quindi tutto nasce in questo periodo trascurato. Dai biografi di Don Lorenzo, soprattutto dalla Fallaci, che tratteggia questi primi anni passati non solo a Gigliola, ma anche a Castiglioncello, un altro momento determinante, fondamentale nella scelta esistenziale e spirituale. Più esistenziale, perché Don Milani era agnostico. Lorenzo Milani non era agnostico, non era mai entrato in una chiesa. C'aveva questa cappella privata che lì si vede foto, nella tenuta di Gigliola, dove né lui né i suoi genitori entravano mai, nemmeno il suo fratello la sorellina era piccola, perché era una famiglia diseducata che aveva non educato i figli a frequentare i luoghi di culto, né la sinagoga, perché la mamma era ebrea, che tra l'altro era a poche centinaia di metri dalla casa dei Milani di Firenze, né le chiese cattoliche. Quindi io ero rimasto incuriosito, ho riunito questi ragazzi e mi hanno spiegato com'era la prima scuola di Montesperto, dopo scuola. Lui gli insegnava le cose che poi lui ha perfezionato mano a mano, prima a Calenzano, poi facendo questa scuola che possiamo definire senza offendere nessuno, integralista di, di, di Barbiana. Lui ha estremizzato tutto poi a Barbiana, ma a Montesperto gli dimostra che un ragazzo, un giovane cappellano, che era un ragazzo, aveva 23, 24 anni, il primo giorno che torna da Cappellano a Montespertoli con suo grande dispiacere, perché lui dice: più di, Rispetto più grande di questo, non, dalla curia non mi poteva essere fatto. Mi rimandano al paese dove sono il signorino Milani e io ho fatto tutto questo percorso per diventare invece. Don Milani, il prete degli ultimi, perché lui aveva già in testa il primo giorno che arriva a Montesperto e a fare il Cappellano, gli diceva: Guarda, soldi non ci sono, sei di una famiglia ricca, stai a casa dei tuoi genitori, così mangi lì, non, non costi niente alla parrocchia. E lui cosa fa? Dal primo giorno chiama questi ragazzi. Li porta al primo piano di questa villa di Cigliola e comincia a fargli scuola, il dopo scuola. Gli insegna tutte le materie e pensate, per distruggere il suo passato, lui, credo lo sappiate quasi tutti, aveva fatto il pittore. La sua prima scelta, la prima macerazione l'aveva portato a scegliere di rompere con la sua classe sociale, con gli studi eh, ginnasiali, con. Eh, quello che lui aveva già intuito essere il percorso che la sua famiglia, come la sua classe sociale, aveva deciso per lui. E quindi lui decide di fare il pittore, pensa di trovare nella pittura la risposta a tante sue macerazioni esistenziali, che possono essere anche tipiche di un ragazzo di 17, 16, 18 anni. Eh, però lui era molto avanti, i suoi amici qui intervistati, che sono diventati grandi personaggi, da Luca Pavolini al regista Mario Ferrero, dice ci stava, insomma si era dei ragazzi privilegiati, figli, insomma, i suoi compagni di giochi erano Fausto Pirandello, Luca Pavolini, Furio Diaz, eh, gli Olivetti. Ora vi parlerò fra un minuto anche di quest'altro frammento di privilegio che lo porta a, a ripensare alla sua esistenza giovane. E breve, ma a quella che avrebbe potuto essere poi in futuro la sua carriera da dirigente, da manager, forse da, da, da magistrato, da grande chirurgo come il fratello, da uomo politico come il suo vicino di casa Giovanni Spadolini, come Antonio Giolitti, come un'infinità di giovani suoi coetanei, rampolli di famiglie potenti, non solo benestanti e ricche, ma ricche di cultura. Il privilegio di Don Milani non era solo la ricchezza materiale. Pensate quando lui nasce nel 1923 a Firenze, in quello che oggi si chiama Viale Gramsci, la sua sontuosa casa neoclassica era quella che si trova di fronte al monumento di Mazzini, quello di Antonio Berti, che è alla confluenza fra il Viale Mazzini quando nasce lui, a Firenze ci sono 15 automobili private immatricolate. La famiglia Milani ne possiede due con relativi autisti che servono per i trasferimenti, per andare a Gigliola, che è la fonte di. Reddito della famiglia, ci sono i poderi, con i contadini, a mezzadria e grazie, se vi ricordate la lettera alla professoressa, e dice Pierino e Gianni, e uno va all'università perché il babbo il nonno e il nonno hanno bisogno degli altri e lui sta a badare le pecore e gli altri a lavorare la terra per permettere al signorino e quando leggete il signorino, se siete stati a Montesperto, gli dite, per bacco, questo signorino è lui, è Lorenzo Milani che fa autocritica e dice io mi vergogno di avere questa cultura. Allora cosa devo fare? La mia colpa la devo espiare, devo restituire il mal tolto a questi ragazzi e quindi faccio la scuola. Da qui nasce tutta la restituzione della cultura. Lui entra in seminario, eh, rinuncia alla sua, eh, ai suoi beni, li, li lascia alla sorella più piccola e decide con una folgorazione ma questo è raccontato in tutti i libri lui va da Don Benzi va a questo cappellano morto dice prenderò il suo posto entra in seminario ma queste cose sono state scritte e riscritte qui ci sono tanti libri e tanti altri ce ne sono stati articoli che parlano dalla folgorazione in poi Quindi, però quando lui arriva alla folgorazione è impensabile no? che una mattina un ragazzo benestante con una bicicletta definita dai figli dei contadini dal ricco lui passava, dicono i suoi coetanei, i ragazzetti, lo vedevano passare insieme a Adriano su delle biciclette nere da Ricco, definite da Ricco, e sembrava, ci raccontano, che lui pedalasse a 10 centimetri da terra. Sembravano questi due giovani ragazzi ben vestiti con i pantaloni alla Zuava che passavano nelle strade della campagna Montespertolese come due meteore, due marziani che arrivavano da un altro mondo. Questo momento di Montespertolo è fondamentale. Nessuno dei biografi, anche se ne era Fallaci, descrive dettagliatamente i giochi che facevano un giardino. Non, non riesce a capire il legame che c'è fra questo primo periodo della vita e la scelta, la folgorazione, perché la folgorazione non può eh, avvenire. In, cioè il momento che scatta la scintilla è perché c'è stato un prima. Un altro momento fondamentale che il destino ha voluto. Che fosse fondamentale in questa storia della famiglia Milani è Castiglioncello. Il nonno di Lorenzo Milani era un archeologo. Eh, a Castiglioncello molti di voi lo identificano, soprattutto la Castiglioncello dell'Ottocento, con i macchiaioli, con Diego Martelli che era il loro mecenate, il loro critico, e il loro amico. Questo Diego Martelli era un utopista che un giorno, per un lascito di un lontano zio, ereditò oltre mille ettari di terreno. Un una, una miniera d'oro perché è un lato di costa toscana che va dall'attuale Quercianella fino all'attuale eh, Castiglioncello. E ereditando questa terra, questo, questo possedimento, invitò i suoi amici Macchiaioli a stare, a stazionare, a, a, a uscire dalla miseria di Firenze e di Livorno e andare a vivere una miseria eh, più, più mh, consona a un artista che si deve esprimere sulla riviera. Questo Diego Martelli era un socialista, è stato anche fra un patriota nel 1948 e aveva ideato un villaggio di uguali a Castiglioncello, sul promontorio dove oggi ci sono le ville della famiglia Milani, non tutte più della famiglia Milani, ma all'epoca in buona parte la famiglia Milani, ideò un villaggio di uguali, disse, vabbè, siete tutti dei morti di fame, si fa dal più bravo che è fattori almeno dotato dei cottage dove si può vivere una specie d'arcadia tutti insieme, creare ognuno come vuole, stare tutti insieme da uguali. Ovviamente come tutti i disegni degli utopisti, anche questo disegno utopistico era destinato a fallire e le banche a un certo punto misero in vendita questa proprietà che fu comprata da un ricchissimo nobile genovese che si chiamava Barone Patrone. Il patrone ebbe l'idea... Di trasformare questo villaggio d'uguali invece in un promontorio per disuguali, per ricchi, per ricchissimi. E fece un po' l'operazione che negli anni Sessanta, in Sardegna, ha fatto la Gacan. Ha costruito questo, dal nulla un paese per ricchi e allora. Castiglioncello non esisteva, era solo una casa colonica che poi fu demolita, dove oggi c'è il castello Pasquini. Cominciò a chiamare le grandi famiglie di Roma, di Firenze, gli imprenditori, i Romiti, gli Olivetti, la nobiltà e le famiglie dell'alta borghesia fiorentina, quindi i Pavolini, i Milani Comparetti, gli Spadolini. Eh, e quindi nacque dal nulla un paese dove un agglomerato di ville signorili. Dove c'erano questi ricchi intellettuali, c'era Pirandello, c'era i grandi pittori, De Chirico, eh, la famiglia D'Amico, che poi cominciò a portare tutti i grandi eh, artisti, attori, i pittori, i corcos, insomma. In quest... e cominciarono a sorgere queste ville che ovviamente avevano i padroni ma non avevano chi lavorava per i padroni. Quindi dalle colline povere dell'entroterra cominciarono a scendere questi poveracci analfabeti, li nel libro ci sono, nelle fotografie, chi, dopo quello che avevo detto, se riguardate le fotografie vi accorgete di questi sfondi. Questi poveracci scesero per fare i giardinieri, le cuoche, le lavandaie i marinai sulle perché avevano ovviamente anche le barche, queste famiglie, gli autisti i giardinieri, oppure scendevano per portare la mattina i polli, i conigli, le uova. Quindi Lorenzo Milani è il primo dei figli di questi di queste famiglie d'élite a capire questo divario enorme che oggi è quasi impercepibile, perché oggi vedendo vestite le persone non si distingue più il ricco dal meno ricco, il benestante dal meno, meno abbiente, perché è un abbigliamento globalizzato, ma allora, lo vedete alle foto, queste contadine del Gabbro che scendevano scalze con le ceste sulla testa, ovviamente erano vestite in maniera enormemente diversa dal nonno di Don Milani, che era, aveva la paglietta. Quindi... Allora, e questo barone facendo questa nuova città scavò per far venire la ferrovia, capì che facendo passare la ferrovia da Livorno a Roma avrebbe valorizzato questi terreni. Scavando trovò una grande necropoli etrusca e chiamò ovviamente il soprintendente Milani da Firenze, il soprintendente archeologico. E il nonno di Don Lorenzo creò anche un museo, il piccolo museo etrusco di oggi, è di fianco alle ville dei Milani. Quindi i Milani si trasferirono, ebbero per questo lavoro del nonno, una parte di promontorio di Castiglioncello, dove il vecchio Milani, avendo quattro figli, costruì quattro ville e le dette una di queste, il Ginepro, al babbo di Lorenzo. Quindi Lorenzo si trovò a vivere sia a Gigliola sia a Castiglioncello questa vita. Eh, dove al di là del, del muro di confine della villa o della tenuta c'era la miseria. La miseria e l'analfabetismo totale. Questi bambini erano analfabeti e a 6-7 anni venivano mandati a badare le pecore. Quindi lì nasce la, il rifiuto e la voglia di creare delle scuole. Allora eh, Lorenzo Milani poi vive una terza. Un terzo momento, ma era piccolissimo, però ce lo descrivono i suoi coetanei. A 7-8 anni era già un bambino molto intelligente. Per esempio, lui aveva a Gigliola il maestro di scherma, e infatti a Calenzano la prima scuola la prima scuola aveva messo anche la scherma, eh? poi buttò tutto nel pozzo. Ha raccontato Don Cuba: sia il pallone, perché diceva lo sport vi distrae dal vero vostro obiettivo, che è quello di farsi una cultura e e il vostro percorso è quello. Quindi lui a Gigliola era maestro di tennis e gli dava noia ai bambini dei contadini quando la pallina andava nei campi molto servizievoli, andavano a raccogliere la pallina e lui aveva dei segni di, di, di rabbia questo, perché non voleva che fossero servili. Quando arrivava la cameriera con un vassoio, ce lo descrive una vecchia, sua coetanea, oggi vecchia ma allora bambina, quando arrivava alle 5 la cameriera con un vassoio di pane bianco, che già per questi bambini era un miraggio perché erano abituati a mangiare il pane nero, e un altro vassoio di prosciutto e lei dice noi sognavamo la notte una fettina sottile di prosciutto che ci veniva regalata quando si svinava. E lui tutti i giorni aveva. E lui a 8-9 anni eh, chiamava il fattore e diceva: O oh, il pane bianco, il prosciutto, lo date anche a tutti i bambini dei contadini, o io non lo mangio. E il babbo diceva: Signorino, ma quando torna il suo abbo stasera a Firenze, se sa che ho dato il prosciutto a figlio, che brontola. E lui invece diceva: O così, o, o, o se no io non faccio eh, merenda. È un esempio però di... che ci fa capire. Poi a Castiglioncello. Delle... Questi poveri si sottomettevano in una specie di gioco psicologico accettato dalle parti, in delle umiliazioni. Per esempio, eh, c'è una signora che ha vissuto questi anni e l'ha raccontato anche con una certa perfidia, soprattutto nei confronti di Giovanni Spadolini e di altri che poi hanno avuto mh, grande carriera e grande successo. Dice che le famiglie povere erano chiamate con i nomi delle famiglie, quelli sono i poveri della famiglia Ungaro. Quindi, pensate a queste recite a Castiglioncello, nella Pineta, o quella che oggi è la caserma dei Carabinieri, era la casa del fascio, dove c'era un teatrino all'aperto e le musiche le faceva Nino Rota, e la regia la faceva Sergio Tofano, e le scenografie de Chirico. E per questi bambini come Lorenzo Milani, per questi ragazzi, era naturale. Il mondo era quello e Mario Ferrero, che poi è diventato un regista anche impegnato, che ha fatto delle scelte anche politiche e sociali, dice. E ci dava quasi fastidio vedere questo ragazzo che ci aveva preceduto, lui aveva capito tutto e noi si dicevamo ma questo qui che vuole? Ci sa tutto, ci sa questa la servitù, le barche a vela, gli autisti, eh, si fa le recite con Pirandello in prima fila a vederci recitare e questo se ne sta nel giardino dei, Cine dei ginepri della sua villa, pensieroso, ci guarda come se gli si facesse schifo la nostra vita. Perché lui era già avanti, a 16-17 anni, aveva già cominciato a capire che eh, lui voleva stare di là dal muro, forse. E a Gigliola la descrizione è quasi uguale. Quindi la cosa importante è che lui aveva già maturato quest'idea di restituire attraverso la scuola, di restituire il maltolto, cioè la cultura secolare di una classe sociale accumulata sulle spalle di un'altra classe sociale, a quell'epoca non c'era la frammentazione che c'è oggi, ma le classi sociali erano molto eh, né, la separazione molto netta quindi lui fa questo primo dopo scuola lui vuol venire via da Montesperto li scrive a Don Benzi, scrive alla Curia ma avete mandato qui perché io sono il signorino Milani e lui faceva di tutto per diventare Don Milani e il babbo di Franco Bini, Palle il primo bambino della scuola faceva il calzolaio e lui andava e si faceva fare i sandali con i copertoni delle automobili finite si faceva fare e andava senza calzini e in pieno inverno. ...e que Questi contadini gli facevano: Signorino, ma lei la San ammalerà senza calzini, e lui a sentirsi chiamare Signorino, ovviamente eh, lo, 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 eh, ridistruggeva tutto il percorso fatto fino a quel giorno. Quindi riuscì, grazie alle sollecitazioni di Don Benzi ad essere mandato a, a Calenzano. A Calenzano allora questo quest embrione di scuola, di doposcuola, scuola, lui comincia a lavorarlo e poi c'è la, la, la cronaca quotidiana strepitosa e, e rivoluzionaria di questa scuola proletaria che è veramente un manuale per chi voglia seguire. Credo oggi da noi sarebbe un po' difficile, ma nel Terzo Mondo so, oppure in Sud America so che ci sono scuole eh, proprio ispirate a questo esempio eh, di Lorenzo Milani. Quindi io ho raccontato questa storia. Il libro per volontà mia è un po' don Milaniano perché anche nella struttura, nella forma è spartano e anche nel costo costa solo 8 euro. Eh, buona parte di questo provento io lo devolvo alla costruzione di una scuola in Sri Lanka e qui c'è la signora Giuliana Paolieri che in nome del figlio che è prematuramente scomparso sta faticosamente costruendo questa scuola, ha comprato il terreno, l'ha recintato, ora ovviamente c'è da costruirla, poi da comprare tutto il materiale didattico e quindi sia io che il mio staff eh, televisivo stiamo affiancandola in questa operazione che ci sembra in un certo senso eh, posso ispirarsi anche a Don Milani anche se siamo in un contesto ovviamente molto diverso anche rispetto a quello che era Barbiana, la montagna ma qui si parla di un altro tipo di miseria e di un altro tipo di condizioni sociali. Vi ringrazio per l'attenzione il libro è è esaurito perché è già stato tirato nel 2005, un anno e mezzo dall'uscita, era già la terza ristampa che è esaurita, ci sono solo una ventina di libri rimasti, 15 soli rimasti, 11, finiti questi 11 il libro non si troverà più perché non credo... Io non ho più la forza di fare altre 150 presentazioni a giro, eh, è stato richiesto e presentato dal Vescovo di Massa, dal Vescovo di Volterra, dal Vescovo di Fiesole a Montecitorio a Roma. Eh, il nome di don, non per merito mio, ma per la curiosità che questo frammento di vita di Lorenzo Milani, poi diventato Don Milani, ha suscitato in tutti. Grazie.